Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare che è la riforma di Clistene, che è una riforma un po' complicata da capire. Infatti in questo video cercherò di mostrarvi in particolare la divisione territoriale, che è una cosa un po' più complessa. Comunque poi in classe mi aiuterò con un altro video che ho trovato su YouTube in cui si capisce bene la divisione in trittie, in particolare che è qualcosa di un attimino più complesso. Comunque spero che la lezione vi possa piacere e cominciamo con il PowerPoint. Parliamo quindi di un momento molto importante per la storia della città di Atene in particolare e dell'antica Grecia in generale. Infatti, quando pensiamo alla democrazia ateniese e alla democrazia greca, spesso ci riferiamo a ciò che è avvenuto comunque dopo la riforma di Clistene, avvenuta appunto ad Atene. Cerchiamo di ricordare un attimino quello che era successo in questa città. La città di Atene, arrivava da anni e anni di tirannide, infatti, a governare. Fino al 527 c'era stato Pisistrato, poi fino al 510 i suoi figli Ippia e Ipparco. Nel 510 viene ucciso da una congiura Ippia, che era l'ultimo dei figli rimasto in vita, e così gli aristocratici riprendono il potere nella città di Atene. Ma la situazione era ancora un po' conflittuale tra il popolo e gli aristocratici. Quindi prende il potere tra gli arconti questo Clistene, che decide di attuare una riforma molto importante. Siamo nel 508 a.C., quindi soltanto 2 anni dopo la morte di Ippia. La riforma di Clistene si divide in tre parti, che io le ho divise in queste tre icone. La prima parte era una riorganizzazione territoriale della zona dell'Attica, che era la regione in cui si trovava Atene. Quindi veniva ridistribuita e poi andremo a vedere come. Poi venivano istituite delle nuove assemblee, delle nuove istituzioni, come in particolare la Bulè, detto anche il Consiglio dei 500, e poi ne parleremo. E infine l'ultima delle riforme è quella che riguarda l'ostracismo ed è rappresentata da questo omino. E anche in questo caso poi ve ne parlerò in maniera più approfondita. Andiamo intanto a vedere che cosa si intende per la divisione territoriale avvenuta con la riforma di Clistene. Intanto, che cosa accade? Decide Clistene di dividere la regione dell'Attica in tre zone distinte in base alle attività che si svolgevano. Il centro, cioè la città di Atene, la costa, che era impegnata soprattutto in attività di commercio, in attività portuali, quindi tutte in attività che riguardavano comunque il mare, c'erano molti pescatori, eccetera, eccetera, e la campagna, che invece era la zona un pochino più indietro anche da un punto di vista economico, dove vivevano pochi aristocratici che avevano la proprietà delle campagne e moltissimi contadini poveri. Bene, divise queste tre zone, poi vi farò vedere un altro video che ho trovato qui su YouTube, molto interessante, in cui si capisce meglio quello che intendo dire. Comunque, intanto prendetela così. Vengono divise in tre zone. Queste tre zone vengono a loro volta divise in 10 trittie. Le 10 trittie prendevano un pezzettino di centro, un pezzettino di costa, un pezzettino di campagna e le univano insieme e così via. Quindi, che cosa fece? In pratica, si passò dalle quattro tribù gentilizie che erano in origine. Le quattro tribù gentilizie erano quelle tribù da cui si pensava che provenissero, gli aristocratici. Anche qui, come a Sparta, si pensava che gli aristocratici venissero da un popolo superiore rispetto a quello degli ateniesi. Bene, a queste quattro tribù che si basavano sul legame di sangue, quindi di famiglia, potremmo dire, adesso se ne sostituiscono 10 tribù basate sulla residenza. Queste 10 tribù derivano dalle 10 trittie che abbiamo visto prima. Ogni tribù, come vi ho già detto, questa è un po' una ripetizione, ma come vi ho detto, questa è una cosa un po' complicata. In classe vedremo uno schema che spero vi faccia capire meglio. Comunque, ogni tribù era composta quindi dalla popolazione di tre trittie. Perché ogni tribù era composta dalla popolazione di tre trittie diverse? Perché ogni zona, il centro, la costa e la campagna aveva
delle sue problematiche diverse, aveva delle richieste diverse da fare, eccetera, eccetera. Unirle nelle varie trittie serviva a rendere intanto più solidali le persone di campagna, le persone di città, le persone della costa, e poi far conoscere i problemi di tutti a tutti, e non avere la prevalenza di una trittia magari solo della città rispetto a una trittia solo della costa, una cosa del genere. Quindi per questo motivo si ha questa cosa qui. Andiamo a vedere da un punto di vista del potere come viene diviso. Viene creata l'ecclesia. L'ecclesia è quell'assemblea in cui si ritrovano, ma questo insomma l'avevamo già visto, in cui si ritrovava tutta la cittadinanza. Bene, accanto a alcuni membri che già esistevano, i 10 arconti li abbiamo già trovati, li abbiamo definiti un po' una specie di 10 ministri sarebbero modernamente. Oltre ai 10 arconti, l'Ecclesia eleggeva anche 10 strateghi, che erano gli specialisti della guerra. I 10 arconti, una volta che terminavano il loro lavoro, che durava un anno, finivano nell'Areopago, che aveva un ruolo di tribunale per le cause più importanti. Bene. Oltre a questi elementi che già esistevano nella democrazia ateniese, Clistene aggiunge altri 2 elementi. La bulè, che era un consiglio dei 500. Perché si chiamava anche consiglio dei 500? Perché 500 erano i membri che partecipavano a questa assemblea, definita appunto bulè, ed erano sorteggiati a sorte, proprio a caso, bene, tra coloro che facevano parte dell'ecclesia. Quindi fra tutti i cittadini venivano sorteggiati. Totalmente a caso? No, ne veniva sorteggiati 10, scusate, 50 per ogni trittia. Quindi 50 membri venivano sorteggiati per ogni trittia e questi andavano a far parte della bulè. A che cosa serviva la bulè? Serviva soprattutto a elaborare le leggi e i decreti, quindi era una sorta, potremmo definirlo, di parlamento. Poi queste leggi venivano sottoposte all'ecclesia, quelle più importanti, dovevano votare se erano leggi giuste, eccetera, eccetera. L'Eliea, invece, era un altro tipo di tribunale, anche in questo caso venivano sorteggiati i cittadini che facevano parte di questa Eliea e, diciamo, si occupava delle cause meno importanti rispetto a quelle dell'Areopago, che invece erano un po' le cause principali che si svolgevano nella città di Atene. Al sorteggio si poteva essere sorteggiati soltanto per 2 volte. Il consiglio si rinnovava annualmente, e quindi uno poteva essere sorteggiato per 2 anni massimo. Dopo non poteva, il suo nome veniva tolto dal sorteggio e quindi non poteva più essere eletto. L'ultimo elemento che introdusse Clistene nella sua riforma del 508 a.C. fu quello definito dell'ostracismo. La parola ostracismo si utilizza ancora un pochino in italiano, un termine un po' diverso da come lo utilizzavano i greci. Intanto, la parola ostracismo deriva da ostrakon, che significa coccio di ceramica. Perché si chiamava coccio di ceramica? Adesso ve lo spiego. In pratica, ogni cittadino di Atene poteva scrivere su una tavoletta di ceramica il nome di una persona che si riteneva potesse essere pericolosa per lo Stato, cioè coloro che potevano diventare dei tiranni e prendere il potere con la violenza. Bene? Quindi veniva scritto su questa tavoletta e quando si riuniva l'ecclesia si diceva: la persona X è stata indicata come possibile pericolo per lo Stato. Siete d'accordo oppure no? Se la maggioranza votava a favore di questa cosa qui, il nome veniva, il coccio veniva rotto e la persona in questione veniva allontanata dalla città per 10 anni e non poteva tornare assolutamente ad Atene per 10 anni. Tutti i suoi beni gli venivano tolti e gli sarebbero stati restituiti dopo 10 anni al suo ritorno dalla città. Questo serviva per evitare che qualcuno cercasse di sfruttare per motivi personali il potere dello Stato e che quindi potesse diventare un nuovo tiranno. Questa legge entra in vigore nel 508 a.C., ma in realtà la prima volta che venne utilizzata fu molto dopo, una ventina d'anni dopo, nel 487 a.C., venne ostracizzato per la prima volta un tipo di nome Ipparco, e era un discendente anche lui di Pisistrato, e venne allontanato appunto perché si riteneva pericoloso per lo Stato di Atene. Bene, queste tre sono più o meno le cose principali che riguardano la riforma di Clistene, quindi divisione territoriale, nuove assemblee elettive,
sorteggio, e l'ostracismo. Questi tre elementi fanno parte in maniera importantissima dello stato, della città-stato di Atene, appunto. Come sempre, spero che questa presentazione vi sia piaciuta. Io vi saluto e ci vediamo in classe.